Il 27 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto, una ricorrenza internazionale voluta dal 2005 dall'Assemblea delle Nazioni Unite. Sono trascorsi 77 anni dal 27 gennaio 1945, giorno della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, divenuto il simbolo dell'Olocausto, ma ancora, oggi, continuano a comparire scritte antisemite su muri di tante città italiane e straniere. La senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio alla Marcia della Morte, vive sotto scorta dal 2019 per le minacce ricevute. Quasi 100 anni e ancora odio e discriminazione. Questo deve farci riflettere. Possiamo e dobbiamo interrogarci su che cosa stiamo sbagliando in quanto individui prima e collettività poi. Vorrei soffermarmi sul concetto di democrazia e il vero significato che riveste. La massima semplificazione sul concetto di democrazia dimostrerebbe che la maggioranza decide, la maggioranza vince. Ma la Costituzione ci insegna altro, ricordando che la democrazia nasce come strumento per limitare il potere. Democrazia significa che le soluzioni adottate nell'ambito della vita di una comunità devono tenere conto di tutti i suoi componenti. Significa che le minoranze devono potersi riconoscere nelle decisioni finali, adottate da una maggioranza in ascolto di ogni bisogno, ogni credo, ogni differenza, grande o piccola che sia. Essere parte di una minoranza non può più essere oggetto di discriminazione. Hannah Arendt, la filosofa scrittrice che tante riflessioni ha offerto per interpretare l'Olocausto, sostiene che la diversità in quanto tale è una caratteristica della condizione umana, senza la quale si svuoterebbe di ogni significato. L'Olocausto è stata una realtà e rappresenta un esempio di come l'umanità possa diventare pericolosa, cieca, persa. Anna, forse alla mamma non piace che tu parli con le bambole della tua età. Che sei grande, mamma? Questa è solo una vecchia bambola di pezza, dai. La scena che avete appena visto è tratta da Il nostro nome è Anna, un cortometraggio che abbiamo realizzato con Helix Picture e Studio M in questi territori, perché appunto la scena è ambientata a Pisa e il progetto che abbiamo realizzato si chiama Il nostro nome è Anna perché è ispirato appunto ai valori di Anna Frank. Mi piace la tua bambola. Grazie. Si chiama Anna come me e come un'altra bambina che viveva in una soffitta. Scappava da delle persone cattive. Anche io sto scappando da delle persone cattive. E sono nascosta qua. Tu sei Anna Frank. Anna Frank è una bambina ebrea che ha vissuto nel periodo dell'occupazione nazista dell'Europa. Quello che sappiamo di lei viene prevalentemente dal diario che lei ha tenuto mentre viveva in una soffitta nel momento in cui i nazisti svolgevano un rastrellamento vero e proprio per portare gli ebrei nei campi di concentramento. Quello che sorprende di questa ragazzina è la sua vitalità e la sua forza nonostante le circostanze avverse, quindi la bellezza di quello che lei riesce a trasmettere nonostante un momento di estrema difficoltà che lei stessa sta vivendo e in cui la maggior parte dell'Europa era caduta nella più profonda oscurità. Un giorno capiremo che apparteniamo ad una razza, quella umana. Cioè? Lo scriveva Anna Frank e lo stesso vale per il barbone. Come fai a sapere che è pericoloso se non sai chi è? Ma che cosa c'entra Anna Frank adesso? Si chiamava come me, comunque sia, a me piacciono i suoi ideali. Ma tu non sei Anna Frank! Ma posso scegliere di esserlo. Ognuno di noi può scegliere chi essere!
Quello che abbiamo deciso di fare insieme all'associazione Un Ponte per Anna Frank, che ha lanciato il primo input su questo progetto, è appunto cercare di vedere l'attualità nei valori di Anna Frank. Capire come le sue parole avessero sia un valore per quello che è l'episodio storico in cui sono contestualizzate, ma anche cercare di trovare un'applicazione a quei valori, a quelle idee al giorno d'oggi. La nostra Anna, la Anna di oggi, è una ragazzina che si trova a confrontarsi con la visione dei genitori, che è una visione distante da quella che lei ha scoperto dentro di sé attraverso le parole del diario di Anna Frank. La sorpresa della crescita di questa bambina si unisce alla sorpresa di trovarsi in un mondo in contrasto con i suoi stessi valori, cercando appunto di far riflettere noi tutti, i ragazzi e anche gli adulti che sono stati un tempo ragazzi, su quello che vuol dire la lotta all'indifferenza e il riconoscere se stessi negli altri. Purtroppo le persone pensano che l'indifferenza sia qualcosa di giusto, ma invece non sanno che è l'arma peggiore che abbiamo. Questo cortometraggio ha vinto diversi premi all'interno del circuito dei festival e è stato anche portato nelle scuole da parte dell'associazione Un Ponte per Anna Frank. Presto inizieremo anche il tour delle proiezioni in sala, ma la cosa importante per noi era appunto cercare di veicolare il più possibile questi ideali, la visione della Anna del diario di Anna Frank e applicarla ai giorni nostri, perché la memoria è un po' sterile se rimane soltanto il ricordo di un fatto specifico, ma da quel fatto è importante trarre insegnamenti e capire come poterla applicare nel nostro quotidiano per cercare di migliorare il mondo che ci circonda anche a piccoli passi. Ogni giorno puoi cambiare il mondo, anche adesso. Non occorre aspettare. Ed è meraviglioso. Lo studio della Shoah e degli altri crimini contro l'umanità ha come finalità la lotta all'antisemitismo, al razzismo, alla xenofobia, attraverso l'educazione al rispetto della diversità e alla dignità di ogni individuo. Obbligo morale della memoria non deve limitarsi alla celebrazione di una giornata come il 27 gennaio e proprio per questo nel 2012 il nostro ministero ha siglato con l'USEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, un accordo che ha portato allo sviluppo di un progetto di concorso proprio dedicato alla memoria, proprio per sviluppare nei giovani questa riflessione sugli insegnamenti che la storia ci ha lasciato. E a tal proposito anche nella nostra scuola si svolgono attività di questo tipo. E la terza A in particolare, nel filmato, nel video che poi vedremo, rappresenta quello che è stato il rogo dei libri attuato dai nazisti all'inizio del loro avvento, proprio per distruggere la conoscenza di ciò che era stato prima. La riflessione che i nostri ragazzi fanno è proprio sul valore della lettura per mantenere la memoria e la conoscenza di quanto è avvenuto. Attraverso questo studio i ragazzi saranno portati a capire il valore della lettura per non dimenticare. Mi piace ricordare che Davide Sassoli ci ha lasciato, tra gli altri insegnamenti, quello del valore della forza dell'Unione Europea nel promuovere accoglienza e rispetto dei diritti umani. E nel suo discorso di apertura alla prima conferenza di alto livello sullo Stato globale dei diritti umani ha detto: «I nostri valori sono sotto attacco. L'autoritarismo e la xenofobia hanno trovato molti sostenitori che non hanno esitato a usare anche la pandemia come pretesto per minare i fondamenti del nostro sistema democratico. Ed ha specificato: l'indifferenza non è un'opzione. E per questo dobbiamo ricordare le nostre radici, dobbiamo ricordarci da dove veniamo, perché non c'è automatismo nell'imparare dalla storia. Il peggio è già avvenuto. E non possiamo permetterci che accada di nuovo.
libro stai leggendo? Fahrenheit 451. Che titolo strano. Fahrenheit 451 corrisponde alla temperatura in cui prende fuoco la carta. E di cosa parla? Parla di un mondo dove i libri vengono bruciati e gli uomini non possono più leggere. E perché li bruciano? Perché? Perché chi governa pensa che leggere sia pericoloso. Allora noi bambini a scuola siamo pericolosi. Ma no, no, anzi, al contrario. Voi bambini, grazie ai libri e allo studio, sarete coloro che costruiranno il futuro e una società, speriamo, migliore. Allora non ho capito perché è pericoloso leggere. Perché è pericoloso leggere? Il libro racconta di una società dove chi comandava voleva controllare le menti di tutte le persone. Per quello non voleva che leggessero, perché chi legge e studia diventa una persona libera e non può essere controllata. Ah, ho capito, è una storia di fantasia. Sì, questa è di fantasia, però nella storia dell'uomo ci sono stati momenti in cui i libri sono stati bruciati veramente. Davvero? Eh sì, tante volte. Davvero? Anche nella storia recente. Davvero? Eh sì, davvero, davvero. E quando? Durante il periodo nazista. E cos'è? È una lunga storia, è una cosa brutta, una pagina nera della storia dell'uomo. È un periodo che dobbiamo conoscere, studiare e raccontare affinché non si ripeta mai più. Facciamo un patto. Va bene. Allora, io ora te lo racconto, ma poi tu dovrai raccontarlo a qualcun altro per non dimenticare, va bene? Va bene. Il nazismo fu un movimento a capo del quale c'era un signore chiamato Adolf Hitler. Siamo nel 1933 in Germania e lui conquistò il potere. L'idea di tutte le persone come lui è che c'era una razza che si chiamava Ariana che era superiore a tutte le altre, soprattutto agli ebrei, che dovevano essere annientati ed estirpati perché considerati responsabili dei grandi mali del mondo. E i libri che c'entrano? Aspetta, ora ci arrivo. Allora aspetto. Bravo. Pian piano Hitler ottenne sempre più potere. Il Parlamento tedesco gli dette anche dei poteri speciali. E nel tempo i nazisti, perché si chiamavano così quelli che Hitler comandava, iniziavano a perseguitare tutti gli uomini che l'ideologia nazista considerava nemici. E i libri? Ci arrivo, aspetta. Aspetto. Una delle prime cose che fece Hitler fu ucciderli simbolicamente. E qui arrivano i libri. Nella notte del 10 maggio del 1933... Nella notte del 10 maggio 1933 vennero dati alle fiamme 25.000 volumi nella sola Berlino, in Beppeplatz. Quella notte venne bruciata tutta la cultura che i nazisti consideravano antitedesca. Quella notte venne bruciata tutta la cultura che i nazisti consideravano antitedesca. Con i roghi si volle colpire sia chi quei volumi li aveva scritti sia chi li aveva letti. I libri furono bruciati perché rappresentavano le persone che volevano eliminare, molti dei quali saranno uccisi nei campi di concentramento. Un famoso poeta tedesco disse un secolo prima: là dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini. E i roghi dei libri furono il primo passo che portò poi allo spaventoso sterminio di massa degli ebrei. Ma il libro come finisce? Finisce con una speranza. Finisce con gli uomini libro. Gli uomini libro? Uomini a forma di libro? No, no. Uomini che imparano a memoria un libro. In modo che se non esiste più il libro di carta, il libro continua a vivere nella memoria delle persone. Gli uomini libro rappresentano gli uomini liberi. Quindi se noi diventiamo bambini libro, significa che saremo liberi. In un certo senso, sì. Io sono Moby Dick.
solo il giro del mondo in 80 giorni. Io sono Alice nel Paese delle Meraviglie. Io sono il piccolo Lord. Io sono Anna dai capelli rossi. Io sono lo Hobbit. Io sono Zona Bianca. Io sono la Storia Infinita. Io sono Favole al Telefono. Io sono il giornalino di Gian Burrasca. Io sono il richiamo della foresta. Io sono Peli di Carota. Io sono i Tre Moschettieri. Io sono Peter Pan. Io sono il Piccolo Principe. Io sono Pinocchio. Io sono la Fabbrica di Cioccolato. Io sono il Libro della Giungla. Io sono Piccole Donne. Io sono l'Isola del Tesoro. Io sono il Meraviglioso Mago di Oz. Io sono Mary Poppins. Credo che dobbiamo insegnare ai nostri figli, alle nuove generazioni, che esiste il rischio che vengano compiute delle mostruosità. È già successo. E di questo dobbiamo averne memoria viva tutti, chi forma, chi informa, chi amministra i cittadini e gli stessi cittadini senza distinzioni. Abbiamo realizzato questo video per condividere anche con i più giovani il nostro senso civico di appartenenza pacifica, serena e costruttiva alla comunità umana, senso senza il quale il confine tra umano e disumano diventa così sottile da non riuscire più a scorgerlo, così sottile da non capire più da che parte sia giusto stare. Non dimentichiamo. Thank you.